Con Mister Pizzulli, una gara giocata con grande cuore, ma che purtroppo non ha portato fortuna alla squadra l'Audace Cerignola. Una gara sofferta, ma comunque una prestazione forse la più intensa di questo campionato. Cosa ne pensa, Mister? Siamo alle solite, siamo alle solite, noi siamo questi, siamo una squadra che forse negli ultimi 20 metri io mi definirei parrocchiale, perché questo non è un torneo di parrocchiale, questo è un torneo che bisogna vincere, forse qualcuno non se n'era accorto, è finita, ora posso essere anche un po' critico perché per il bene di tutti, per il bene dei ragazzi, insomma, si fanno delle partite straordinarie. Secondo me il primo tempo è stato forse uno dei più bei primi tempi fatto dal Cerignola. Io ho contato quattro occasioni pulite, di cui due clamorose, con giocatori peraltro piazzati anche bene, anche sull'occasione di Piscopo c'era Zotti letteralmente solo, doveva solo appoggiare la palla, c'è stato la Salandra, non ho capito poi la differenza che Carminati l'appoggia nell'angolino e Gino magari era troppo sicuro di far gol, però ragazzi, noi siamo andati anche a Rieti, abbiamo avuto tre occasioni clamorose, anche Gianfranco ebbe un paio di occasioni clamorose, anche forse più facile di quella di oggi. Oggi è riuscito a trovare la rabbia e invece lì a Rieti è andata peggio. E purtroppo sistematicamente mi dispiace perché abbiamo preparato la gara nel modo giusto, abbiamo fatto veramente una grande partita, tra i due meritavamo noi di andare avanti. Grande intensità soprattutto nel primo tempo, molte occasioni mancate anche da parte dell'Audace Cerignola. Ha un po' il rammarico di aver lasciato Ventura in panchina, averlo schierato nel secondo tempo. Ma se abbiamo fatto questa gara il primo tempo è perché la squadra era azzeccata. Mai fatto una gara così. Russo è stato straordinario. Purtroppo c'è anche da dire che oggi ha avuto la pecca del portiere Under 95, quindi ho dovuto far giocare obbligatoriamente Vurchio. La mia intenzione era far giocare il portiere Under e ha avuto la febbre, insomma, a 40, non è venuto per niente il ragazzo, quindi ho dovuto mettere Russo davanti, ma ha fatto una grossissima partita, ci ha permesso di entrare con gli esterni. Noi sapevamo che loro soffrivano a profondità, siamo entrati innumerevoli volte. Poi il discorso di Ventura, Caggianelli, insomma, poi sono entrati, hanno avuto 20 minuti e soltanto dopo, anche più, siamo stati onestamente poco brillanti. Ci siamo svegliati quando abbiamo trovato questo gol al 90esimo. Poi abbiamo messo quella rabbia che potevamo mettere anche prima, insomma. Ripeto ragazzi, a Vieste vincevamo 2-0, Ventura ha avuto occasioni per fare il 3-0 a tu per tu e poi alla fine ha finito 2-2, potevamo arrivare anche terzi. Caggianelli magari ha avuto qualche occasione in più e se l'è mangiata. Alla fine abbiamo girato un po' tutti. Purtroppo è chiaro, io devo ringraziare tutti perché è stata una stagione esaltante. Però mi rode onestamente lasciare la posta in palio al Manfredonia. Penso che meritavamo almeno il pari. Loro con due occasioni e mezza hanno fatto due gol. Bravi loro perché hanno davanti probabilmente, vedendo anche lo score dei cannonieri davanti, probabilmente hanno giocatori che rispetto ai nostri sono più freddi e quindi è giusto che sia così. Nel secondo tempo arriva il calo psicofisico dei ragazzi, prima Portosi, poi Carminati, hanno fatto la differenza. Ma è chiaro, guarda, quando fai un tempo del genere, prendi peraltro gol al 47esimo del primo tempo, poi prendiamo questi gol a tempo letteralmente scaduto, proprio. Quando prendiamo questi gol è chiaro che i ragazzi un attimino veniamo anche da una grossa delusione di Coppa. C'è stato, ripeto, ho fatto anche dei cambi, ho cambiato sia Russo, è entrato poi Caggianelli, però la squadra si è seduta perché pian piano, insomma, la fatica si sentiva, poi c'è stato questa cosa finale, abbiamo avuto anche con Ventura l'occasione. Se eravamo un po' più freddi nel piazzarla, potevamo anche fare il 2-2. Peccato, peccato, però rimane un primo tempo straordinario che andava chiuso con un paio di gol di scarto. Ecco, rimane l'amaro in bocca, nonostante questo l'Audace Cerignola si mostra sempre una grande squadra, sia che agisce appunto che gioca psicologicamente sempre con quel quid in più. Cosa ne pensa? Sì, però indubbiamente ci sono delle, se poi non si riesce, non si raggiunge l'obiettivo, delle motivazioni ci sono. È chiaro, ci sono delle cose da migliorare sia a livello tecnico ma anche a livello in generale, in tutta la gestione dell'ambiente, la gestione societaria. C'è tanto da migliorare. È chiaro, quest'anno ci stavamo quasi riuscendo, peccato perché ce lo meritavamo, la squadra è viva. Però c'è da migliorare se si vuole raggiungere. Poi alla fine se si va avanti, se si vince, un motivo c'è. Ci devono essere tutte le componenti. Quest'anno tutte le componenti probabilmente non ci sono state, però eravamo riusciti comunque a ricompattare tutto. Peccato che al momento dello sprint finale la porta l'abbiamo vista poco. Cosa manca a livello tecnico?
se vediamo la partita di oggi, è chiaro, noi non abbiamo, dei giocatori giovani interessanti, Caggianelli, Ventura, sono dei 91, dei 90, non è che si può chiedere quello che si può chiedere a Laviano o ad altri giocatori, che però nelle gare decisive sono importantissimi. Oggi il Terlizzi ha vinto a Molfetta, però il Terlizzi è pieno di giocatori di grande spessore. È chiaro che Cerignola non è che avesse mezzi, abbiamo 3-4 giocatori che hanno anche avuto, sono stati anche accontentati economicamente, però una rosa molto ristretta, tutti hanno fatto il massimo, anche gli stessi attaccanti, anche Russo, anche Auccello, abbiamo scoperto dei giovani molto interessanti. È chiaro che probabilmente l'unica pecca del Cerignola di quest'anno è non essere riusciti a dicembre, forse ora a mente fredda, forse a prendere un attaccante che ci avesse dato qualche gol in più, quell'esperienza lì davanti che probabilmente ci manca. Allora ringraziamo mister Pizzulli, dal Miramare è tutto. Siamo qui al Miramare in compagnia di Antonio Snaga, il presidente del Manfredonia. Allora, il Miramare porta fortuna alla squadra, una grande vittoria, vittoria importante anche per il Manfredonia, una partita che comunque aveva la stessa importanza per entrambe le squadre, ma che ne ha avuto la meglio il Manfredonia. Cosa ne pensa? Ma sicuramente per noi giocare al Miramare col Cerignola porta bene, però abbiamo incontrato oggi una grande squadra che ha fatto un ottimo campionato, un percorso eccezionale in Coppa Italia dove sono stati sfortunatissimi, e poi ho apprezzato davvero calciatori che è difficile accettare una sconfitta comunque come quella di oggi, dove è stata la partita combattuta fino alla fine, però va il merito a questi calciatori, alla società. Dispiace solo che non c'erano tifosi del Cerignola, perché è stata davvero una bella giornata, è stato bello vedere i nostri tifosi applaudire anche gli avversari. Primo tempo, molte occasioni mancate sia da parte del Manfredonia sia da parte dell'Audace Cerignola. Arriva nel secondo tempo la ribalta appunto la partita del Manfredonia, con prima Portosi poi Carminati, insomma i gol hanno fatto la differenza. Assolutamente, poi oggi abbiamo avuto Michele Leo, sicuramente grande, ma nelle ultime settimane ci sta regalando perle davvero eccezionali. Ripeto, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, a differenza del Cerignola, e nel calcio chi segna porta a casa la partita. Cosa si sente di dire in questo momento ai tifosi che hanno assistito la squadra sino all'ultimo minuto? Che abbiamo la fortuna di giocare con il Terlizzi qui di nuovo al Miramare, speriamo ci sia una cornice di pubblico ancora più nutrita, e mi piace che gli atteggiamenti, che si viene a vedere la partita, ci sono un sacco di famiglie, questa è la cosa più bella, e mi auguro che quando prima possano ritornare le tifoserie ospiti a Manfredonia, così come noi possiamo andare un po' dappertutto. Sicuramente la prossima partita quindi l'affronterete col morale giusto. Quali sono i pronostici appunto per la prossima gara? Oh, queste gare uniche sono davvero difficili, perché a volte, come è capitato oggi, un episodio può cambiare il corso degli eventi. Speriamo solo che davvero arriviamo con la giusta determinazione come avevamo oggi, e poi ci vuole sempre un po' di fortuna in queste circostanze. Ringraziamo il presidente, dal Miramare è tutto.